Il paradiso, spoiler 15 marzo, Marcello per l'atteggiamento gelido di Ludovica. Il paradiso delle signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le trame della soap opera firmata da Gianandrea Pecorelli, per ciò che riguarda l'episodio di mercoledì 15 marzo, evidenziano che Armando Ferraris, Pietro Genuardi, non potrà far altro che cedere alle richieste di Don Saverio, Andrea Lolli. Così da permettere a Clara Boscolo, Elvira Camarrone, di continuare ad allenarsi come ciclista. Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, Chiara Baschetti, intanto, chiederà al commendatore Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, di aiutarla a salvare le sorti degli abiti nuziali. Nel frattempo Marcello Barbieri, Pietro Masotti, diverrà sospettoso notando l'atteggiamento distaccato che Ludovica Brancia di Montalto, Giulia Arena, gli riserverà. Ezio Colombo, Massimo Poggio, avrà in serbo un piano per convincere Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, ad affidare il suo bimbo a lui e a Veronica, Valentina Bartolo. Gli spoiler della Fiction Daily di Rai 1 in merito alla puntata di mercoledì 15 marzo anticipano che, dopo che Don Saverio scoprirà che Clara è una promessa del ciclismo, Armando si vedrà costretto ad acconsentire alle richieste del parroco di quartiere pur di permettere a Clara di poter continuare a perseguire la sua passione per il ciclismo e quindi allenarsi ancora. Alfredo Perico, Gabriele Anagni, intanto, sarà stufo dei capricci e degli out-out di Rene Cipriani, Francesca Del Fa. Quindi passerà al contrattacco e le darà un ultimatum, la loro storia deve uscire allo scoperto oppure devono lasciarsi. Matilde, che ancora non saprà se schierarsi con il marito o Vittorio, chiederà una gentilezza al commendatore Umberto, aiutarla a salvare le sorti della collezione degli abiti nuziali. Il primo articolo scritto da Diletta D'Ambrosio, Barbara Venturato, è fatto pubblicare da Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, nella copertina del Paradiso Market susciterà scandalo e indignazione. Nelle anticipazioni della soap del 15 marzo inoltre Diletta, nonostante il trambusto del suo primo pezzo, presenterà al direttore un nuovo articolo per il prossimo numero della rivista. Ludovica assumerà un atteggiamento gelido nei riguardi dell'ex Marcello e quest'ultimo vorrà capire le motivazioni dietro tutto ciò. Ezio avrà in serbo uno stratagemma per convincere Gemma ad affidare suo figlio a lui e Veronica. Riuscirà Ezio a convincerla? Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.